Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Luci della Ribalta ha il piacere di intervistare un'attrice doppiatrice, conosciuta soprattutto per il doppiaggio di un'icona della TV americana, Oprah Winfrey, nel suo celebre show trasmesso sulla 7D. La nostra ospite ci racconta queste ed altre esperienze nel teatro e nel doppiaggio e si confronta con noi sulle opportunità lavorative che i talk show e i docu reality americani possono offrire al mondo delle voci in questo momento di crisi. Stiamo parlando di Alessandra Chiari. Allora, Alessandra, con te vogliamo riprendere insomma un discorso che avevamo già affrontato con Mimmo Strati, perché tu sei la voce di Oprah Winfrey nella versione italiana di Oprah Winfrey Show. Ecco, parlaci un po' di questo tuo doppiaggio. Sicuramente diciamo che è un doppiaggio particolare, perché è un doppiaggio di uno show americano, quindi non è un film o un telefilm, insomma. Esatto, sì. Guarda, doppiare Oprah è stato molto, molto bello, perché lei è un personaggio veramente unico, ha un carisma pazzesco e riesce a tenere l'attenzione del pubblico in modo unico proprio. Ospita un sacco di personaggi famosi, interessanti, ma anche quando non ospita personaggi famosi, tipo magari la casalinga che ha il tal problema, lei riesce a coinvolgere l'audience, a fare audience, a coinvolgere il pubblico, facendo vedere che questo problema non è solo di quella casalinga, ma è universale. Quindi diciamo è stato molto divertente doppiarla, anche perché ho imparato tante cose, ho visto tante situazioni umane di vario tipo, sia di personaggi famosi che di personaggi comuni, e lei è molto molto molto, appunto, molto carismatica, quindi è vero che un oversound non è come il doppiaggio, quindi comunque non devi seguirla alla lettera, però in qualche modo devi entrare nei suoi ritmi, devi entrare in empatia con lei, perché comunque ha un piglio, un ritmo e, ripeto, un carisma che va un po' seguito, non puoi così non seguirla, e quindi la sento molto mia, perché insomma, dopo tanti episodi, dopo 2 anni di doppiaggio del suo show, insomma, mi appartiene un po', ecco. Tra l'altro ricordiamo che tu fai doppiaggio, credo, non da tantissimi anni comunque. Io dal 99, non tantissimi, ma non neanche pochissimi, cioè insomma ho iniziato a maggio del 99, quindi cosa sono? 14 anni? Sì. 14 anni. Sì. Così. Ecco, ma sì, tu come ti sei avvicinata comunque a questo mondo? Ricordiamo un po', ecco, come ti sei avvicinata e anche cosa hai doppiato oltre a Oprah Winfrey, perché solo hai doppiato diverse cose. Come mi sono avvicinata in modo molto... Allora, io facevo teatro a Firenze, perché sono di Firenze, poi dopo l'ultima tournée, in realtà fatta a Roma, però con un'attrice fiorentina toscana che è Lucia Poli, la sorella di Paolo Poli, dopo quella tournée ho deciso che avrei smesso col teatro, perché non faceva per me dal punto di vista di ritmi, perché io sono mattiniera, non mi piace lavorare la sera per niente, e quindi non faceva proprio per me, andava molto contro la mia natura, nonostante mi piacesse fare teatro. E quindi ho smesso di farlo e per un po' ho lavorato in tutt'altri posti, tipo l'aeroporto di Fiumicino, davo lezioni di inglese, traducevo un'enciclopedia, insomma ho fatto veramente altre cose, e poi però avevo questo desiderio di lavorare con la voce, di provare a far doppiaggio, feci un corsetto con un certo Guido Leoni, che è stato un direttore di doppiaggio che purtroppo adesso non c'è più, e lui mi spronò molto, però tuttavia io non subito dopo finito il corso non mi misi a,
a bussare alle porte delle società per fare questo lavoro, perché continuai in quello che stavo facendo, quindi l'aeroporto, insomma altre cose. Poi appunto nel 99 mi venne fuori questa malinconia, questa tristezza di non aver dato vita a un sogno, e che era quello di far doppiaggio, e mi mise in testa che avrei dovuto almeno provarci entro quell'anno. E guarda caso, perché poi quando tu decidi che un sogno deve diventare un obiettivo, l'universo muove le energie a tuo favore, uscii di casa e incontrai Mimmo Strati, il quale mi chiede delle dritte, dei nomi di società, dei numeri di telefono, così, e da lì io iniziai, e da lì poi ho iniziato a fare doppiaggio, piano piano ovviamente. Cosa ho doppiato? Diverse cose, attrici famose non ne ho doppiate purtroppo, ho doppiato svariati personaggi di serie tipo True Blood, vabbè, io poi vengo molto chiamata per doppiare le anziane perché ho una voce che si presta bene, riesco a invecchiarmi molto bene, molto più di quanto non riesca ad alleggerirmi, e quindi mi chiamano spesso per doppiare le anziane, quindi in True Blood faccio un'anziana, adesso sto facendo una telenovela, Il Segreto, in cui faccio un'anziana, ma ho doppiato una cosa, un personaggio in Hellworld, ma insomma adesso francamente non mi vengono in mente così su due piedi, però ho fatto delle cose carine, insomma a me piace fare questo lavoro, per cui qualunque cosa è benvenuta, insomma, ecco. Sì, quindi insomma già, quindi, insomma, hai fatto insomma diverse cose, insomma hai anche avuto insomma la fortuna di incontrare i due grandi nomi, appunto come Mimmo e come Guido Leoni, di cui tra l'altro parlavamo nella primissima puntata di Luci della Ribalta con Mino Caprio. Ah, ecco, sì. Sì, io ho avuto la fortuna di averlo come insegnante al corso, è stato un corso breve, però sì, era una persona che mi piaceva molto. Sì. Quali questi due sono un po' altri tuoi maestri, diciamo, in questo lavoro, secondo te quali sono stati, attraverso che ti ha insegnato tanto? Nel doppiaggio maestri veri non ne ho avuti, nel senso che non ho fatto altri corsi, non ho fatto, non ho avuto altri insegnanti. I maestri sono tutti quelli dai quali ho potuto trarre qualcosa ogni volta che ho lavorato con loro, o anche ogni volta che ero in sala ma non ero io a doppiare, magari era qualcun altro, magari ero lì di passaggio, magari ero sì, lì. Mi riferivo infatti proprio a questo genere di maestri, infatti. Esatto, guarda, uno per tutti sicuramente Roberto Chevalier, che io credo che per quanto molto severo, dai suoi turni si possa apprendere moltissimo, perché ti mette in una condizione spesso di disagio e ti fa uscire dalla tua zona comfort e quindi ti mette alla prova in qualche modo, e anche solo assistere a un turno dove lui dirige è sicuramente una lezione, ma non solo lui, ti potrei citare Carlo Cosolo, ti potrei citare, vabbè, veramente adesso è imbarazzante perché ne dovrei citare almeno 30, però ora questi sono i primi due nomi che mi sono venuti in mente anche per affetto, però non, ce ne sono veramente tanti e tante anche di donne. E poi ognuno a suo modo mi ha dato qualcosa, perché quando vado in sala anche dal direttore con cui mi trovo meno bene imparerò sempre qualcosa, perché comunque da tutti si può imparare qualcosa, anche dalla persona che sembra che ti possa insegnare meno. Sì, io la penso così, ecco. Sì, insomma, questo è quanto insomma si impara insomma in questo mestiere. E poi ecco, i nomi che hai citato sono dei nomi che sono insomma le più grandi personalità comunque del doppiaggio odierno, Chevalier, Carlo Cosolo, insomma sono grandi personalità di questo lavoro.
Certo. In qualche modo forse sono anche un po' gli eredi dei grandi del passato, insomma. Sì. Perché comunque hanno mantenuto la qualità in questo lavoro, anche se tante cose in questo mestiere, come si sa, ecco, sono cambiate in peggio. E proprio parlando di questo mestiere, ecco, ti chiedo, sei stata citata in un articolo di un noto quotidiano che parlava proprio di questi show e docu-reality americani che vengono doppiati, e se ne parlava, insomma, come di un come di qualcosa che in qualche modo può arginare, insomma, la crisi che anche il settore del doppiaggio sta vivendo. È proprio così, diciamo, che quando c'è penuria, come in questo periodo, penuria di film, soprattutto di film o di altri prodotti da doppiare, questi prodotti possono in qualche modo arginare questa crisi e quindi permettere comunque di avere una continuità in questo lavoro. Guarda, sì, io credo, tra l'altro quell'articolo io sono l'unica che non l'ha letto, perché io ero fuori Roma e quando sono e non avevo la possibilità di collegarmi a internet per in qualche giorno, quando sono tornata ho trovato su Facebook tutte queste notifiche di persone che mi dicevano che ero su questo quotidiano con questo articolo, e io sono caduta dalle nuvole. Poi qualcuno ha provato a fotografarmelo e a spedirmelo su Facebook, ma io non ce l'ho e non sono riuscita a trovarlo neanche su internet, forse perché sono negata, per cui non so esattamente, però sì, sicuramente è così, sicuramente i documentari, docu-reality, tutto quello che appartiene al mondo dell'oversound in questo momento è quello che fa, è l'unica fuga dalla crisi, perché se ne fanno veramente tanti, e credo che anzi per molti anni molti doppiatori abbiano un po' snobbato questo tipo di lavoro, quindi questo gli oversound, perché giustamente lo ritenevano un lavoro di serie, neanche di serie B, forse di serie C. Io devo dire che ho sempre adorato fare gli oversound, è una cosa che mi è sempre appartenuta, mi rilassa, fin dall'inizio mi dicevano che ero portata per questa cosa, perché si vede che mi piaceva, la trovavo proprio una scarpa comoda, e quindi li ho sempre fatti, non considerandolo un lavoro di serie C, anzi, insomma, a me piaceva tantissimo, quindi quando mi chiamavano ero contenta, e forse sono stata ricompensata con Oprah Winfrey, non lo so, però sì, è un modo di uscire dalla crisi, perché c'è crisi, questo è inutile negarlo. Sì. Comunque sì, insomma, tutto quello che fa uscire dalla crisi almeno momentaneamente ben venga. No, infatti poi questo discorso, questo è proprio il discorso comunque ci faceva Mimmo, che comunque veramente se in un primo tempo i doppiatori, gli attori che fanno questo lavoro, diciamo, non consideravano così importante questi oversound, adesso appunto c'è invece proprio un orientarsi insomma un essere comunque propensi ad accettare questo tipo di lavorazione, insomma, se si pensa che anche Pasquale Anselmo, che è la voce di Nicolas Cage, nome che facevamo assieme a Mimmo, e anche lui insomma ha fatto un lavoro di questo genere con il Boss delle Torte ed è diventato insomma una sorta di mito un po' per tutti coloro che hanno seguito questo programma su Real Time. Esatto, sì. Io l'ho visto solo una volta, però vabbè, poi Pasquale è veramente veramente bravo, io grossa stima dal punto di vista professionale. Sì, sì. Sempre in questo articolo comunque dicevano nuove voci e nuove opportunità, insomma, ma sarei proprio così, che forse anche a questo proposito ti chiedo, secondo te anche per degli aspiranti di lavori possono essere comunque delle opportunità, ecco, questo genere di lavorazioni? Ma indubbiamente sì. Ora, sicuramente di docu-reality ce ne sono meno rispetto ai documentari, però insomma sì, al momento è un'opportunità. E poi ti dirò che non tutti i doppiatori riescono a fare gli oversound, e non tutti quelli che sono molto bravi negli oversound riescono a fare bene il doppiaggio, perché sono proprio due
modalità diverse, certo i mostri sacri, cioè, riescono, quelli veramente bravi riescono a fare entrambi, però sono proprio due tecniche diverse, sono proprio due mondi diversi, però bello che ci sia anche varietà, se no ci si annoia. Assolutamente, e a proposito di varietà, ecco, tu hai accennato prima le tue esperienze di teatro, ecco, ti vorrei dire in particolar modo un'esperienza un po' particolare che tu e altri attori avete fatto un musical tratto da Frankenstein Junior con diversi anni di anticipo rispetto alla versione della Compagnia dell'Arancia con Gian Piero Ingrassia e Giulio Tonello. Sì, è vero. Di Marconi. Sì, no, è uno spettacolo che ho fatto molto giovane, quando avevo una ventina d'anni, credo. A Firenze, però non era versione musical, era versione teatrale e basta, parlata e basta, ma mi sono divertita molto, io facevo il ruolo di Inga, dell'infermiera, ed è stata un'esperienza molto divertente, devo dire, sì. Quindi insomma, aveva chi era il regista di questa versione? Scusa? Chi era il regista di questa versione di Frankenstein Junior? Allora, sì. Il regista era Andrea Galluzzo, che era un mio ex compagno di liceo, che in quel momento aveva velleità, teatrali, poi ha fatto tutt'altro, perché si occupa di storia, si occupa di... come si dice... insomma, è agente di commercio, cioè fa veramente tutt'altro, quindi il teatro è rimasto una cosa che apparteneva alla sua gioventù. E lui quindi ebbe l'idea di portare il film di Mel Brooks in teatro. Sì, fu una cosa carina, sì. Che abbia anche un discreto consenso, però noi ci divertimmo tantissimo, ovviamente, perché... Frankenstein Junior è veramente una delle opere più divertenti che siano mai state fatte, quindi. Assolutamente. Ti faccio una domanda che faccio un po' a tutti coloro che intervisto per Lucia Ribalta, che è anche rubrica sullo spettacolo all'interno di Dore con Luxor su Daily Radio, ecco. La domanda che ti faccio è questa: se tu nella tua vita ti senti un po' delirante? Ah, voglia se mi sento delirante, è un delirio continuo nella testa, guarda, io sì, grazie al cielo i deliri ancora mi appartengono, devo dire che negli anni ho raggiunto un grossissimo equilibrio e una grossissima disciplina, per cui riesco a contenere questo delirio e anzi a trasformarlo e a canalizzarlo in qualcosa di molto bello e positivo e creativo, però... I deliri sono alla base degli artisti, quindi figuriamoci. Sì, si parla infatti sempre dell'artista che è appunto genio, sregolatezza, follia. Esatto. Un saluto agli ascoltatori di radio da Alessandra Chiari. Avete ascoltato? Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.